partecipe. Ortus, mostra mercato dell'orto e del giardino, SNIM, salone della nautica da diporto, Negramaro Wine Festival 2015, regata Brindisi Corfù 30ª edizione, campionato del mondo di motonautica Formula 2, Gran Premio d'Italia 3ª edizione. Sono questi gli eventi che compongono il cartellone Brindisi 2015 presentato alla BIT di Milano. Che cosa significa presentare per l'amministrazione comunale di Brindisi, presentare questi eventi in una vetrina così importante come la Borsa Internazionale del Turismo di Milano? Ma intanto presentarla a Milano e soprattutto con tutti gli operatori significa appunto creare quelle opportunità che l'evento stesso può avere, cioè quello di intercettare dei flussi e degli operatori che credono appunto nell'evento. Brindisi quest'anno ospiterà la seconda edizione di Ortus dopo il grande successo, l'exploit di pubblico di visitatori della scorsa edizione nel Parco del Cilarese. Intanto le chiediamo se la stessa location sarà sempre la stessa e se ci saranno delle novità. Sì, la location è sempre quella, il Parco del Cilarese, che a mio avviso rimane sicuramente una risorsa importante che deve vivere di eventi di qualità, quindi Ortus è una prima occasione per proporlo, diciamo, quest'estate, con l'inizio dell'estate. E Ortus quest'anno ha la novità maggiore, è quella di aprirsi anche da un punto di vista mediatico, quindi abbiamo ottenuto anche la collaborazione di un'importante rivista di settore, quindi Gardenia, che sarà presente con il proprio staff, con diversi giornalisti, e andrà al di là del Parco del Cilarese, però racconterà quelle che sono le peculiarità anche dell'ospitare all'interno di orti, giardini pugliesi e, diciamo, eventuali curiosi e quant'altro. La novità di quest'anno è che, come un po' annunciato nella prima edizione, abbiamo un po' aderito a un progetto che è un po' legato al recupero delle vecchie piante, dei vecchi alberi un po' scampati all'olocausto atomico di Hiroshima, quindi ci arrivano le prime piantine di un albero appunto che si trovava a 1430 metri dall'epicentro dell'esplosione della bomba atomica di Hiroshima, quindi sarà un albero di giuggiole, quindi pianteremo quello, e soprattutto si comincerà a parlare anche nel Giappone, perché questa è un'associazione internazionale che nasce in Giappone, che comincia a sentir parlare di Brindisi, del Parco del Cilarese e del nostro territorio. Si è giunti quasi alla 3ª edizione della motonautica Brindisi, in quel meraviglioso scenario che offre il porto di Brindisi, e quest'oggi si presenta in una vetrina importante come quella della BIT di Milano. Il nostro evento, l'evento della città di Brindisi, sta prendendo una forma consolidata, in sostanza, diventa la 3ª edizione, la 3ª edizione in cui vengono praticamente 22 nazioni di tutto il mondo nella nostra città, e in questa occasione noi portiamo questo evento alla BIT di Milano, dove ci sono tutte le altre nazioni, il resto del mondo, e facciamo conoscere quello che a Brindisi sappiamo fare, insomma, un evento sportivo di livello. Ci sarà qualche novità quest'anno? Sì, ci sono altre novità, perché abbiamo aggiunto un'altra categoria, anzi la Federazione Mondiale ci ha concesso l'aggiunta di un'altra categoria. Ci sarà una scuola per bambini che durerà 2 settimane, durante lo SNIM, il Salone Nautico, faremo anche dei test per i ragazzini. Diciamo che stiamo implementando l'attività sportiva con anche dell'attività didattica, sempre relativa al pilotaggio ad alta velocità. 5-9 giugno 2015, una nuova edizione del Negramaro Wine Festival. Ma sì, arriviamo alla 5ª edizione del Negramaro Wine Festival, sicuramente evento di punta e di quello che è il giugno brindisino. Alla BIT siamo per presentare diversi eventi di portata nazionale e internazionale, e tra questi anche appunto il Negramaro, che vuol significare quest'anno con obiettivi importanti. Ci siamo prefissati, dopo le 200.000 persone dell'anno scorso che voi ben avete documentato, 300.000 persone, 200 stand enogastronomici. Continuiamo con la musica internazionale, ricordate l'anno scorso abbiamo avuto i Kool & The Gang, quest'anno ci stiamo già muovendo con grosse società internazionali per ospitare grandi artisti. La Camera di Commercio e l'Astronautica sostengono tutti gli eventi che stanno presentando la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. C'è qualcuno di questi eventi a cui è più legato? No, non, assolutamente no, non mi mettere nelle condizioni di scegliere. Quello che è certo è che noi abbiamo una grandissima risorsa.
che è la nostra città e il fatto che stia sul mare, e quindi non potevamo esimerci dal capire e far comprendere soprattutto che la destinazione turistica Brindisi è una destinazione marina, è una destinazione legata al mare, alla nautica, al food, che in qualche maniera è legato alla risorsa mare, e quindi ci teniamo particolarmente a tutto l'insieme delle iniziative, e siamo convinti che facendo diventare in tutti questi anni destinazione turistica Brindisi e soprattutto puntando sul mare e sulla nostra risorsa più importante, il lavoro ci sta premiando, i numeri ci danno ragione, quindi continuiamo in questo percorso, in questo lavoro di promozione e di sostegno per tutte le iniziative. Teo Titi, presidente del Circolo della Vela di Brindisi, presenta questa 30ª edizione della regata internazionale Brindisi Corfù, che quest'anno tra l'altro ha diverse novità. Insieme alla Lega Navale di Otranto si organizza la Merlera Otranto. Merlera è un'isola, ricordo, che è a nord di Corfù, la domenica, e poi le barche rimarranno a Otranto una settimana, e il sabato successivo ci sarà una Otranto Brindisi, quindi dopo esattamente una settimana noi avremo nuovamente tutte le barche che erano partite dal lungomare la settimana precedente nuovamente a Brindisi, e le accoglieremo anche con un altro evento, che è un evento enogastronomico anche con valenze turistiche, che stiamo organizzando sul lungomare con appunto enogastronomia, eventi musicali e mostre.